ma non è una scelta volitiva. È l'ordinamento che dispone in questi termini: un senatore della Repubblica è tale, come ci ha lasciato scritto Costantino Mortati, dal momento nel quale interviene la convalida. Prima della convalida, la proclamazione è un mezzo insediamento che richiede invece un consolidamento che per giurisprudenza e per ordinamento viene realizzato solo dalla convalida. Rispetto al 2013 sono stati persi 70.000 voti che noi dobbiamo assolutamente recuperare interpretando sia il valore dell'azione amministrativa ed istituzionale, sia il valore di un nuovo pensiero politico capace di immaginare il recupero degli esclusi, perché c'è una grande quota di cittadini italiani, ma anche di abruzzesi e tutto il centro-sud, che probabilmente si è sentita esclusa questa quota di cittadini italiani. E anche le grandi realizzazioni, finanziamenti, le decisioni istituzionali, il successo di alcune procedure, poiché non li ha riguardati direttamente, non li ha fatti sentire esclusi. Va riconcepito un pensiero radicale che recuperi le ragioni degli esclusi. Sto preparando un atto amministrativo che nella vita amministrativa ha il rango della delibera, che consente di rintracciare quali sono gli elementi in corso e che meritano di essere assunti, portati avanti e completati. Questo perché si ha premura e cura dell'ordinamento, altrimenti diciamo assomiglia ad una condotta privata e non ad una condotta da responsabilità pubblica. Noi abbiamo da oggi fino alla data nella quale scatta l'inveramento della condizione giuridica dell'eletto, in questo lasso di tempo l'ordinamento deve continuare a funzionare, altrimenti assomiglia ad una cantina.